Buongiorno a tutti dalla salamandica.com. Oggi proseguiamo con il nostro corso di cartomagia. Vi mostrerò adesso, come anteprima, tre tecniche molto difficili della cartomagia, ma molto molto interessanti, che sono il pass, la filatura e l'impalmaggio. Vi faccio, diciamo, un'anteprima a forte richiesta, visto le insistenze che ho avuto perché fosse spiegato un breve tutorial, soprattutto per quanto riguarda il pass classico. Ma vi mostrerò tutte e tre le tecniche, perché molto difficili, perché sono tecniche che non presentano una forma di copertura, vanno effettuate nel momento in cui lo sguardo dello spettatore non è puntato sul mazzo e le nostre mani. Per far questo ovviamente useremo la misdirection, di cui ho già parlato, e vi lascerò il link in descrizione. Andatevi a vedere uno dei miei, a mio parere, migliori video di magia, che parla di qualcosa che poco trattato ma è molto importante, appunto la maniera di spostare l'attenzione della gente nel momento in cui si vanno a fare cose di questo genere. Il pass, iniziamo da qua. Il pass, a mio avviso, è una tecnica, non dico antiquata, ma sicuramente antica. Una volta era tenuta in grande considerazione, diciamo era quasi essenziale per la cartomagia. Adesso vi sono delle maniere più moderne di aggirarne la difficoltà. Se andate a vedervi Magia con le carte di Carlo Rossetti, per esempio, è trattato tra i primi capitoli, soprattutto è trattato come il salto dei mazzetti, lo chiamava lui, è stato scritto all'inizio del secolo scorso addirittura. Mi salto dei mazzetti come una cosa essenziale per un cartomago, adesso può essere evitata in quasi tutte le occasioni. Però se uno si impunta a volerla studiare e fare bene, è una tecnica difficile ma può dare grosse soddisfazioni. In pratica lo scopo della tecnica è, una volta per esempio fatta disperdere una carta da uno spettatore in un punto del mazzo, e dopo essere riusciti, in maniera che adesso non sto qua a spiegare, fatevi vedere anche il break, che di cui ho fatto un altro tutorial e vi lascio anche quello in descrizione, a piazzare comunque un break sopra la carta scelta dal nostro spettatore, attraverso il pass si riuscirà a portare la carta dello spettatore apparentemente dispersa nel mazzo in cima allo stesso, in un tempo che sia il più breve possibile. Noi dovremo andare a fare questo, ovvero è una tecnica proprio complicata perché utilizza ambo le mani. Queste devono essere avvicinate in un momento in cui, vi ricordo, misdirection, non vi sta guardando nessuno, per cui dopo che avete distratto con qualche espediente il pubblico e lo state magari guardando negli occhi per verificarne la distrazione o anche per attirare il loro sguardo verso il vostro, in quel mentre voi andrete a prendere con la mano destra la parte sotto del mazzetto. La parte, il break sarà esasperato dall'entrata del mignolo più a fondo. In questo momento noi andiamo a prendere la parte sotto del mazzetto, che ruoterà mentre la parte sopra verrà risucchiata dalla nostra presa medio, anulare e mignolo sotto il mazzetto in superiore. Questo viene risucchiato e portato quindi al di sotto del mazzetto superiore. A questo punto, dopo la chiusura, questo va fatto ovviamente nel più breve tempo possibile, nella maniera più silenziosa, anche ricordate silenziosa e naturale, la carta verrà portata quindi in cima. Lo faccio rivedere. E il problema del pass è che appunto vi è poca copertura, una parziale di copertura può essere dato nel momento in cui andate a risucchiare il mazzetto, dunque la parte sopra si vede che verrà effettuata questa cosa, che la parte superiore del mazzo si muove, dunque noi andremo a coprire questo movimento alzando entrambe le mani e l'intero mazzo, così, verso il pubblico, verso l'alto. Andiamo a risucchiare il mazzetto. Nel momento in cui andiamo a spostare e a far incrociare i due mazzetti, riabbasseremo le nostre mani, perché ora quello che si può vedere chiaramente nel momento in cui andiamo a estrarre il mazzetto superiore è la parte bassa, questa, dunque abbassando le mani andremo a coprirla per quanto possibile. Effettuati questi due movimenti più velocemente, più naturalmente possibile, la carta scelta sarà in cima. E naturalmente queste tecniche sono molto raffinate, vi sono numerosissime studi di variazioni, e al momento vi do così delle linee guida su come
eseguirle. Volendo potete andarvela a studiare sui libri o su canali YouTube dedicati alle tecniche cartomagiche. C'è gente molto molto capace. E mentre non uso molto il pass classico che vi ho mostrato fino a qui, utilizzo invece più spesso un particolare tipo di pass che si prende il nome di Leopold Spread Pass, che si esegue prendo il mazzo a ventaglio facendo scegliere una carta qualsiasi allo spettatore, poniamo questa qua, e nel momento in cui si va a richiudere si esegue un salto in questo modo in maniera da portare la carta in prima posizione. Questo si effettua prendo quindi le carte a ventaglio, carta scelta, mentre in cui andiamo a chiudere noi portiamo l'indice della mano sinistra sotto il mazzetto inferiore in maniera da poter, facendo perno con queste dita, spingerlo in questo modo, e mentre lo avviciniamo e facciamo questo movimento di spinta con la mano sinistra, la mano destra andrà a dare una piccola pacca di assestamento su questo lato come un colpo secco, in modo da permettere a queste carte di scavalcare le altre, e nel frattempo curvando leggermente la mano forniamo una copertura alla parte bassa, questa che deve passare sotto il mazzetto. Diamo la botta, la parte passa sotto, è coperta dalla mano da questa angolazione, dopodiché andrà a ricoprire il tutto e ad assestare quindi il mazzo squadrato. Passiamo quindi alla seconda tecnica di cui dovevamo parlare, che è la filatura o top change, che non è altro che nel momento in cui togliete la prima carta del mazzo e magari la mostrate al pubblico, è una sostituzione di questa carta che prendete con la mano destra con la carta che sta nella posizione superiore del mazzo che tenete con la mano sinistra. La carta della mano destra sta ferma in una posizione stabile, a parte invece con la mano sinistra si avvicina, le carte si incrociano, il pollice va a contatto con la parte superiore di questa carta e la trattiene, l'indice, questo col pastrello proprio l'indice della mano destra, invece si infila sotto la carta che sta sotto e lo scambio si compie il più rapidamente possibile. Anche in questo caso, vi ripeto, è una tecnica senza copertura, per cui usate la misdirection per eseguirla in maniera invisibile, ed è altro che avvicinamento, scambio e allontanamento, avvicinamento, scambio, allontanamento. C'è anche chi lo fa tenendola come variazione tra l'indice e il medio. In questo caso, dopo aver messo il break, vi lascio anche qua in descrizione come eseguire per esempio un break sulla prima carta, una vecchia puntata di lezioni che ho fatto, vi lascio il link anche questo in descrizione. Dunque, break sulla prima carta, scambio, la carta finisce una sotto e viene scambiata. Fatelo però, ripeto, in un momento in cui avete organizzato un minimo di misdirection, una domanda, un'occhiata al pubblico, un oggetto da raccogliere o magari la fine di un gioco quando l'attenzione è calata. In questo caso avete mostrato, mettete in caso, la carta, scambiate, lasciate sul tavolo. Poi farete notare per i vostri motivi che la carta è cambiata e magari usare un proseguo per il gioco appena effettuato. Ora passiamo all'impalmaggio, anche questa è una tecnica molto difficile. Normalmente si fa con la carta in cima, 90% dei casi, la carta sotto qualche caso, o anche più raramente con un tot di carte magari dalla cima del mazzo stesso. Per eseguire un impalmaggio, che queste tecniche sembrano facili, ma vi ripeto, facili magari a eseguirle, non sembra tanto difficile impalmare una carta, ma farlo in maniera convincente e naturale in realtà è molto complicato. Anche qua occorre misdirection, anche qua occorre teatralità, movimento, saper guardare la gente. L'impalmaggio comunque da un punto di vista tecnico consiste, per esempio quello della prima carta del mazzo, il più classico, nel spostare leggermente in avanti la carta. Ci sono anche qui mille modi di farlo, io lo faccio in questa. Sposto la carta un pochino più avanti, la premo leggermente affinché alzi e si alzi dalla parte dal retro e mi finisca direttamente in mano. Per cui sposto in avanti, premo, carta impalmata, se ne esce dal lato. La cosa, dicevo, più complicata dell'impalmaggio è usare qualche gioco psicologico per dissimulare il fatto che sia una carta impalmata. Ve la sentirete, soprattutto per chi ha le prime armi, veramente pesante un quintale, vi sentirete innaturali in una posizione che non è consona a nascondere una carta a lungo, come se bruciasse nella mano.
per cui prendete anche qui, io ve lo ripeto, misdirection innanzitutto, poi ho usato un gioco psicologico, per esempio la gente pensa che se voi state reggendo qualcosa in mano non potete reggere anche qualcos'altro nascosto, come in questo caso, per cui per esempio potete tenere in mano il mazzetto, potete darlo a una persona, potete poggiarvi su quella persona, potete poggiarvi sul tavolo, provate a tenere proprio una carta in mano, impalmata in maniera invisibile e fare un po' di cose per vedere quando si può tenere in maniera naturale la carta, magari per indicare qualcos'altro. Alla fine di tutto magari avete dato da mescolare il mazzo allo spettatore, alla fine potete riposare la carta sopra il mazzo, riprenderla in mano e avrete così, dopo aver fatto mescolare il mazzo, una carta in cima di cui conoscete, metti caso, il valore, e continuate con il vostro gioco di prestigio. L'impalmaggio, come le altre tecniche, può essere utilizzato in mille occasioni, può essere utilizzato per vari scopi, e per tutte e tre le tecniche qui esposte vi raccomando, organizzate qualcosa che possa distrarre il pubblico, date un'occhiata al vostro pubblico, date dei movimenti che lo travino nell'attenzione, al fine di fare queste cose in quel momento preciso, perché sono cose che, come posso dire, vi daranno da pensare, vi daranno un pensiero, una preoccupazione quando le fate di essere beccati, perché non è difficile, solo l'esperienza, provatele. Ecco, una cosa interessantissima la diceva proprio Roberto Giobbi su Agenda Segreta, che vi invito ad andare a vedervi sia la recensione sia a invito all'acquisto di questo bellissimo libro di magia del maestro Giobbi. Lo diceva proprio il 31 di luglio, in questa specie di diario magico che è l'agenda segreta, l'allenamento a riferimenti incrociati, riferito a tecniche difficili tra cui queste, il passo, la filatura e l'impalmaggio. Giobbi diceva di provare queste tecniche a vuoto, nel momento in cui magari siete con un pubblico e volete allenarvi a utilizzare queste tecniche, utilizzatele dove non serve, utilizzatele in alcuni giochi dove non sono essenziali per la buona riuscita, per cui anche dovessero fallire la cosa non verrebbe notata, e voi nel frattempo avete tutta la possibilità di allenarvi a eseguire un pass, la filatura o un impalmaggio anche in altri giochi che non lo richiederebbero direttamente. Questo è tutto, spero vi sia piaciuto il mio tutorial su queste tecniche criptomagiche, spero di rivedervi presto, mettete un bel mi piace qua sotto e alla prossima!